come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sotto il segno dei pesci nasceva un attore e cantante che faceva parte di un duo comico milanese dove loro ci hanno fatto veramente ballare e sorridere sempre. A Milano nel 1941 nasceva Cochi Ponzoni. Orfano del padre Marco, in tenera età ricevette il soprannome Cochi dalla madre Adele Cattaneo. Alla sezione di ragioneria dell'Istituto Tecnico, Carlo conosce Renato Pozzetto. E nel 1962 nasce il sodalizio artistico con Pozzetto, mentre impara da Giorgio Gaber a suonare la chitarra. Il duo ha grande successo e viene notato da Enzo Iannacci, dove iniziarono una grande amicizia, ma anche come coautore di alcuni brani. Nel 1965 il duo approda nel palcoscenico celebre del Derby di Milano. Intorno al 1967 Cochi e Renato vengono portati da Enrico Vaime in Rai, che sta cercando dei nuovi talenti in vista del suo primo contenitore domenicale. Si tratta di Quelli della Domenica. Trasmissione scritta da Maurizio Costanzo, Italo Terzoli, Marcello Marchesi e lo stesso Vaime, il cui cast include anche i già famosi Rick e Gian e Paolo Villaggio. Il programma, pur riscuotendo un successo evidente, non viene particolarmente gradito dai funzionari Rai, i quali faticano a capire la comicità di Cochi e Renato, così come il pubblico presente in studio. Grazie allo sketch A me mi piace il mare, però, Cochi e Renato fanno breccia tra i giovani, al punto che la Rai propone nel 1969 alla coppia una nuova trasmissione. Si tratta di È domenica ma senza impegno, che li vede al fianco di Iannacci, Villaggio e di Lino Toffolo. Negli anni seguenti diventeranno campioni di una comicità surreale e stralunata, fatta di una poetica povertà di mezzi, di gang fulminee, canzoncine dai contenuti grotteschi. Celebri sono Canzone intelligente, La gallina, Libe libe là, Nebbia in Valpadana e soprattutto È la vita la vita. Nel 1973 conducono un programma tutto loro, dal titolo Il poeta e il contadino, preceduto da Il buono e il cattivo del 1972. Nel 1974 portano al grande successo uno dei loro brani più belli, È la vita, la vita, scritta come le altre insieme a Enzo Iannacci, e appaiono in Canzonissima e in Vino, Whisky e Chewing Gum. L'anno successivo il duo si scioglie e ognuno prende la propria strada. Cochi decide di fare il teatro e così si trasferisce da Milano a Roma. Proprio durante uno spettacolo, Cochi viene notato da un regista, Alberto Lattuada, che lo vuole con sé nel 1976 per il suo film Cuore di cane. Nel 1980 è tra gli animatori del programma di Enzo Iannacci Saltimbanchi si muore, e nel 90 affianca Stefania Sandrelli nel film Evelina e i suoi figli. Numerose sono state le sue partecipazioni nei film dal 1976 al 2019. Ne citiamo alcune. Tre tigri contro tre tigri. Io tigro, tu tigri, egli tigra. Saxophone, un amore su misura e il marchese del grillo.
E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, sempre in diretta dai nostri studi SLM Sunlight Music di Pineto, Accademia dello Spettacolo. Io vi abbraccio perché ne siete tantissimi. Un abbraccio forte da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!